si chiama Up Su In Alto, dove presto volerà anche il loro fatturato, semplicemente recuperando energia oggi dispersa. Ricordatevi questo nome, Underground Power, e le facce di questi futuri milionari di una startup pluripremiata che con un dosso stradale di 10 cm conquisteranno il mondo, generando energia a bassissimo costo e senza ulteriore impatto ambientale, regalando a tutti una bolletta più leggera, aria più pulita e nel contempo maggiore sicurezza stradale. Questo gruppo di ingegneri brianzoli, in collaborazione con il Politecnico ed una rete di industriali, ha trovato la soluzione per convertire il moto lineare in energia elettrica. Ed ecco il prodotto, Libra, un rallentatore stradale in gomma, posizionato in poche ore di lavoro ed in grado di rallentare le autovetture, raccogliere la loro forza cinetica e trasformarla in energia elettrica, immettendola direttamente nella rete nazionale. Partiamo da un numero. 100 passaggi su Libra sono in grado di produrre un kilowattora. E ora iniziamo le moltiplicazioni. Quanta energia viene buttata in un incrocio? Moltissimo. Consideriamo che in un incrocio medio transitano circa 10.000 auto al giorno. L'energia che viene sprecata è di 500.000 kilowattora all'anno. Sono, meno male, il consumo di 300-400 appartamenti. Casello di Melegnano della A4, 420.000 passaggi di auto di media al giorno, potrebbe fornire l'energia a 2.500 abitazioni. Sul casello autostradale l'energia cresce esponenzialmente, stiamo parlando di 6.300.000 kWh, quindi un valore economico di 10-15 milioni di euro. Terminate le certificazioni, Libra sarà sul mercato, è questione di poco. Noi immaginiamo di iniziare ad installare dai 3 ai 5 dispositivi in ogni paese europeo, chiaramente partendo dall'Italia, e parallelamente di espanderci nella California e negli stati dell'America del Sud, ma anche nella costa est. Quale sarà lo slogan che vi accompagnerà in questa scalata? Up, energia dal traffico.